incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. Avete sentito? Che bella canzone! Qua c'è scritto Max Gazzè, la vita com'è? E dice, ammazzo il tempo. E io questa mattina ero al bar, la giornata era buona, ero fuori che mi sorseggiavo il terzo caffè della mattina e mi fumavo la terza sigaretta della mattina. E sento questa canzone, dove c'è questo cantante che dice ammazzo il tempo, ma mi è piaciuta tanto questa faccenda che ammazza il tempo, e ho riflettuto sul tempo e sullo spazio, perché io sono un filosofo, anche se io sono in un bar, faccio sempre filosofia, cari amici. Allora ho pensato, bella questa canzone, molto bella, e dopo vi lascio l'intera canzone, ve la lascio come link nel riassunto di questo video, così ve la potete ascoltare in santa pace. E ho detto sì, noi possiamo ammazzare il tempo, ma a parole, perché è il tempo che nei fatti ammazza noi. E mi è venuto da pensare a quale strano animale siamo noi. Noi siamo proprio degli strani animali. Non dico tutti gli altri esseri viventi, no, perché gli altri esseri viventi, beati loro, che sia chiaro, hanno grande dignità, pure loro, che sia chiaro, però non hanno il nostro livello di coscienza, capito? Gli altri animali non hanno l'occasione di dire che loro cercano di ammazzare il tempo, no. Non hanno costruito le cattedrali, gli altri animali, non hanno costruito le chiese, non hanno costruito le filosofie, le metafisiche, non hanno costruito neanche i cimiteri. Siamo noi invece che riflettiamo sul tempo e sullo spazio, ma soprattutto riflettiamo sul tempo. E allora lì, mentre mi fumavo questa terza sigaretta e ascoltavo la canzone, che è tanto bella, che sia chiaro, molto allegra. Bene. Ci ho finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. È bellissima. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione canto. Bellissima la canzone, cari amici. E allora ho riflettuto su lo strano animale che siamo noi, cari amici. E ricordo il tempo lontano, il tempo lontano, forse 40 anni fa, quando io ero un feroce teorico del materialismo, feroce materialista, e avevo letto e riletto la grande opera del grande biologo francese Jacques Monod. L'opera è intitolata Le, a francese, premio Nobel, tra l'altro poi premio Nobel per la biologia, 40 anni fa parlo, 40-45 anni fa, Le hasard et la nécessité, il caso e la necessità, perché Jacques Monod riprese la frase del grande filosofo greco Demofito di Abdera: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. E Platone non lo poteva vedere, Demofito di Abdera, non lo poteva vedere Platone. E io ero tutto schierato dalla parte di Demofito di Abdera. Poi però col passare del tempo ho approfondito la fisica quantistica, diciamo quella che grosso modo che inizia dopo Albert Einstein, perché vi ho già spiegato che la fisica di Albert Einstein è una fisica semitica, perché Albert Einstein era un ebreo, era un semita, anche Gesù Cristo era un ebreo, per carità. Cristianesimo è una religione semitica, cristianesimo, anche l'islamismo è una religione semitica. E poi dopo Albert Einstein è venuto l'indoeuropeo, ariano, il tedesco, il germanico e Werner Heisenberg,
che ti ha rovesciato la fisica, come direbbe Tonino Di Pietro, come un calzino, e ha dimostrato, Werner Heisenberg, la verità della filosofia kantiana, perché Kant diceva che noi esseri umani possiamo conoscere solo i fenomeni, l'apparenza, non possiamo conoscere il noumeno, ciò che sta dietro l'apparenza. Sì, c'è il suo famoso principio di indeterminazione, 1927, principio di indeterminazione che fece arrabbiare tantissimo Albert Einstein. Ci fu una ferocissima polemica tra Albert Einstein e Werner Heisenberg, una ferocissima polemica, perché in pratica la fisica indoeuropea o ariana di Werner Heisenberg fece capire ad Albert Einstein e alla fisica semitica di Werner Heisenberg che sì, noi non conosciamo la struttura dell'universo infinito ed eterno, conosciamo le apparenze. No, sapete cosa dice il principio di indeterminazione? No, lo sapete cosa dice? No. L'universo mica è fatto di atomi, ma gli atomi a loro volta sono costituiti di altri microcosmi piccolissimi che sono delle entità subatomiche. Sono queste entità subatomiche che costituiscono la tela dell'universo. E noi, per vedere queste entità subatomiche, e dobbiamo utilizzare delle apparecchiature così sofisticate, le quali apparecchiature, nel momento in cui ti fanno vedere le entità subatomiche, te le modificano, è il principio di determinazione. Per cui noi mentre approfondiamo la conoscenza dell'universo, lo modifichiamo, perché le nostre apparecchiature lo modificano, per cui torniamo sempre a Nietzsche, che non esistono fatti ma solo interpretazioni. E così poi mi sono avvicinato sempre di più, sono passato sempre di più dalla materia all'energia. Quando si dice spirito, lo spirito, si dice energia, cari amici, si dice energia. E ho rivalutato la grande filosofia di Plotino, forse il non plus ultra di Plotino. C'è il grande fisico viennese Frithjof Capra, con il suo Tao della fisica, in pratica ha detto sì, Plotino aveva ragione. Cioè, insomma, l'intera fisica contemporanea ti dice che l'universo infinito ed eterno è costituito prevalentemente di energia. La materia è piccola cosa, proprio come diceva Plotino nell'Enneadi, ed è tutto un via vai, tutto un movimento tra energia e materia. L'energia, che in varie forme poi si consolida in materia, poi la materia che piano piano ritorna all'energia, è tutto un via vai, per cui io ho collocato in tale prospettiva nuova, perché dal materialismo sono passato allo spiritualismo, se volete, se non vi piace la parola spiritualismo, chiamiamolo energia, spirito, energia sono la stessa cosa, in fin di conti ne ho parlato in questa mia opera, cari amici, la mia storia della filosofia. Può darsi che questa mia opera sia il mio canto del cigno, è una bella opera fatta bene, ecco, e per cui questo strano animale, ho rivalutato anche la posizione di Max Planck, premio Nobel per la fisica, Max Planck, quale diceva che l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. E quindi lo strano animale, ritorniamo allo strano animale, questo strano animale, non credo più che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. No, non ci credo più. No. C'è l'universo infinito ed eterno, è pervaso
da una energia che possiamo definire intelligente. Altro non possiamo sapere, perché vi ho già detto, Max Planck, premio Nobel per la fisica, diceva che l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo proprio perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. Per cui ho riflettuto questa mattina lì al bar, ascoltando la canzone, ho riflettuto su il fatto di questo strano animale che siamo noi e perché questo strano animale esiste. Troppo bella, dice che non la fa finita, ma ammazza il tempo con l'alcol, con la meditazione e via di seguito. Beh, cari amici, io vi saluto, ho fatto, diciamo così, questa estemporanea, piccola lezione, chiamiamola magistralis, lezione magistralis, tutto nasce dal fatto che io questa mattina al bar, e sorseggiando il terzo caffè e fumandomi la terza sigaretta, ho ascoltato questa simpatica canzone. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.